sembra normale. Per favore, indossare mascherina. Tecnologia in aiuto ai tempi del Covid all'università e dove, se no, il rettorato, un lettore misura la temperatura e contemporaneamente verifica se la mascherina è indossata. Se i posti in aula sono a rotazione 10.000 in tutto, cioè circa un terzo degli studenti che regolarmente frequentano l'Ateneo Fiorentino, allora c'è bisogno di linee guida che siano ferree anche per ripartire con il grado più alto della formazione, cioè quella universitaria. Priorità intanto alle matricole, spiega il rettore Luigi Dei, coloro cioè che non hanno mai messo piede in Ateneo e che devono farsi un'idea e poi accesso in aula, soprannotazione ed esibizione di un QR code. Ancora torna la tecnologia. Presidi fissi ovviamente, la misurazione della febbre e la mascherina in aula. Stiamo facendo un questionario in questo momento appunto per gli studenti invece non matricole scritti, perché le matricole purtroppo non le conosciamo. E ci sono dei dati interessanti, perché gli studenti vogliono tornare in aula. Su 27.000, quasi 28.000 studenti regolarmente iscritti ora, hanno risposto già in poco meno di 24 ore quasi 9.000 studenti. E praticamente 9.000 studenti, abbiamo circa 6.000 vogliono stare in presenza, 3.000 hanno già detto a distanza. Chi non risponderà entro il 2 settembre andrà a distanza.